One Podcast. Dalla A alla Z, alla scoperta di Amazon, di Matteo Curti. E invece da questi scivoli, che cos'è questa macchina? Questa macchina smista i pacchi. E questo cosa fa? È un robot che mette le etichette. Questo è un robot che sposta i pacchi. Vi chiederete perché sto facendo tutte queste domande, e le risposte sono due. La prima è perché sono curioso, l'altra è perché nel primo episodio di Dalla A alla Z, alla scoperta di Amazon, sono andato nel centro di distribuzione Amazon di Novara, dove ho scoperto come funziona tutto ciò che accade fra il momento in cui si acquista qualcosa sul sito e quello in cui effettivamente si riceve il pacco a casa. Oggi farò un passo indietro per andare a vedere come nascono e come vengono sviluppate le tecnologie che rendono possibile tutto il processo. Sto per entrare nell'Amazon Operations Innovation Lab, il luogo dove Amazon sviluppa le tecnologie da impiegare poi nelle sue strutture gigantesche. Questo di Vercelli è l'unico Operations Innovation Lab di Amazon al di fuori degli Stati Uniti. Si trova all'interno di un centro di distribuzione non sortable, cioè dedicato a prodotti di grandi dimensioni e della grandezza di 100.000 metri quadrati, cioè il più grande d'Italia. Il Lab è un centro internazionale di innovazione e qui scienziati e ingegneri provenienti da tutto il mondo sviluppano e testano nuove tecnologie per supportare sempre di più i dipendenti nel loro lavoro. Ciao Stefano! Ciao, benvenuto! Ad accompagnarmi nel giro c'è Stefano Larovere, direttore internazionale robotica di Amazon. Qui sviluppiamo tecnologie per il futuro, ma non voglio dirvi altro perché voglio invitarvi dentro a vedere cosa succede. Voglio vedere tutto. Qui nell'Innovation Lab nascono macchinari utili per semplificare il lavoro e che prima non c'erano. Alla base del processo creativo che porta all'invenzione di una nuova tecnologia ci sono 5 passaggi fondamentali. Il primo, denominato Explore, serve a raccogliere spunti per capire quali possono essere le necessità di dipendenti e collaboratori. In questa fase ci sono tanti brainstorming, quindi tante idee che nascono, tante che muoiono. Quelle idee che sembrano funzionare le trasformiamo in realtà, quindi creiamo un primo prototipo, che è la seconda fase. E qui, a titolo di esempio, un primo prototipo è esposto. L'esigenza era di sollevare pacchi irregolari e pesanti per evitare che fossero gli operatori a farlo. Il primo prototipo era solo un gripper, come lo chiamiamo noi, una mano di presa, una mano avventosa. L'idea era cercare di capire se il vuoto potesse essere utile per succhiare, per prendere uno alla volta questi prodotti e per movimentarli. Quindi questo prototipo essenziale inizia dei test. Se funziona, creiamo una macchina vera e propria che chiamiamo Alpha, che però non è ancora nel centro di distribuzione, era ancora qui nel lab. E abbiamo visto che magari c'erano dei miglioramenti che potevamo effettuare per renderla ancora più performante. Una volta fatto questo, siamo passati in fase beta, quindi l'abbiamo portata in un centro di distribuzione vero e proprio per avere anche dei feedback continui dai nostri operatori. Ora, che è successo nel frattempo? È successo che se qualche anno fa i pacchi che dovevamo movimentare erano dei semplici box di cartone squadrati con superfici belle piatte, e quindi il robot ha una vita facile, nel tempo il nostro mix di packaging è cambiato. Ora ci sono buste di carta, ci sono prodotti senza nessun imballaggio, e quindi queste ventose non erano più sufficienti. Ed ecco che è partito il processo di continuous improvement, che è l'ultima fase del processo. Abbiamo provato a capire se fosse migliore avere una superficie grande e con un unico risucchio, invece... Beh, alla fine, lo dice la mano, è molto meglio avere più dita. E infatti le dita non solo sono numerose, ma si muovono in maniera indipendente. Ed ecco che il gripper attuale non ha solo tante ventose, ma ogni ventosa può muoversi in maniera completamente indipendente. Vedi? In modo da seguire... Ah, giustamente, così se c'è un profilo irregolare con delle asperità. E qui vediamo quindi la tecnologia in azione, quindi tanti pacchi che arrivano in maniera random, il robot... Prima la persona, adesso il robot, deve prelevarli uno alla volta e deve distribuirli. Come vedete, un'attività molto ripetitiva. L'operatore che prima doveva effettuare questa attività ripetitiva è ora diventata l'operatore di un robot, che vediamo qua dietro. Ok, quindi controlla il lavoro del robot che svolge la stessa mansione. Controlla il lavoro del robot, si assicura che il robot funzioni, se il robot si inceppa lo va a aggiustare. Quindi c'è una trasformazione dei lavori e delle professionalità. E i nostri dipendenti possono imparare cose nuove e progredire nel loro percorso di carriera. Posso anche dare due numeri. In Europa, nello scorso decennio, sono oltre 50.000 i lavori in Amazon che hanno ricevuto un vantaggio, un miglioramento grazie alla tecnologia.
e sono 700, oltre 700, le mansioni, le categorie, i tipi di lavoro diversi che sono nati grazie alla tecnologia e che prima non c'erano. Ne ha presi due in un colpo solo. Si sono sbagliate in questa casa. Ecco perché siamo in un lab e vogliamo continuare a sviluppare queste macchine e renderle più ottimizzate. Ok, lasciamolo all'apprendimento e noi andiamo avanti. Cosa vediamo qui adesso? Ah, poi vediamo un'altra macchina, ci piacciono gli acronimi, si chiama Universal Robotic Leveler o URL. A che serve questa tecnologia? Nel processo classico gli operatori devono prelevare uno alla volta i pacchi, sì, devono stampare un'etichetta e applicare questa etichetta a mano su ogni pacco. Ovviamente diventa anche qui un processo che è molto ripetitivo e quindi la richiesta è stata: come possiamo ottimizzare questo processo? I prodotti arrivano in ingresso, c'è una prima zona con dei sistemi di visione in 3D e di artificial intelligence che è capace di capire non solo la dimensione ma anche la forma del prodotto e va a individuare qual è la zona più piatta del prodotto in cui è meglio attaccare un'etichetta in modo che aderisca meglio. In base alla dimensione del prodotto va a stampare un'etichetta grande piuttosto che un'etichetta più piccola e va a piazzare l'etichetta su una zona del prodotto più piatta che consenta maggiore adesione del prodotto. In questo modo non si è costretti a imballare un oggetto piccolo in un contenitore più grande solo per accogliere le dimensioni dell'etichetta e questo evidentemente evita gli sprechi. Un'altra tecnologia, altro acronimo. Questo si chiama UIS o Universal Item Sorter. In Amazon, nei nostri magazzini, noi facciamo sortation, cioè facciamo distribuzione di prodotti in maniera continuativa. Significa che noi dobbiamo prendere dei prodotti, dobbiamo scannerizzarli, sì, e mettere ogni prodotto dentro un contenitore diverso. Questo significa che l'operatore deve ogni volta scannerizzare, muoversi, cercare la cesta o il tot, come avevo chiamato, giusta, premere il pulsante, quindi anche qui un'attività molto ripetitiva. Adesso l'operatore che faceva questa attività è diventato l'inductor, cioè la persona che alimenta una macchina che vediamo qui, che si chiama UIS. L'operatore inserisce dei prodotti all'interno di questa macchina che utilizza dei sistemi che si muovono in maniera autonoma, prendono questo prodotto e lo vanno a mettere proprio nella cesta, nel tot giusto. Una volta che questi prodotti vanno a finire nel tot giusto, qualcuno deve prelevarli. Ora, queste ceste possono essere molto pesanti, possono pesare anche 15-20 kg. Ecco che c'è un'altra macchina che ci viene in aiuto. La vediamo qui e anzi, prima di sollevarli, li shakera anche. Ah, ok, per far andare sul fondo le cose rimaste in sospensione. E quindi una volta che la macchina riceve il segnale che un tot, un contenitore è pronto, si muove con uno shuttle automatico, va a prendere questo contenitore pesante e lo sostituisce con un contenitore vuoto. Questa stessa macchina, dalla parte opposta, è in grado di riempire anche altri contenitori. Da un lato c'erano i contenitori di plastica, dall'altro lato ci sono queste buste rosa in cui andiamo a inserire i vari pacchi in modo tale che poi siano pronti per la distribuzione successiva. In questa macchina sono anche visibili i miglioramenti nati di volta in volta su suggerimento degli operatori. Siamo passati dal prototipo, quello centrale, alla parte alfa, alla parte beta che è completamente integrata nel sistema e in questo modo l'operatore può liberare il carrello e prendere una delle buste che c'erano qui dentro. Qui nell'Innovation Lab tutte le macchine sono identificate da un acronimo e anche la prossima non fa eccezione. Altro giro, altra corsa e nuovo acronimo. E nuovo acronimo ovviamente, questa volta RTP o Robotic Tot Palletizer. Ok. Non è altro che un robot che pallettizza i tot, ovvero mette i tot uno sull'altro, li impila uno sull'altro per poi poterli distribuire in maniera più facile. Un primo robot va a prendere questi pacchi e li va a mettere su questi pallet, li va a mettere uno sull'altro. Quando un pallet è pieno con tutti questi tot, un secondo robot più grande va a prendere l'intero pallet e lo va a inserire sotto una reggiatrice. C'è una macchina che applica un nastro di plastica intorno a questi tot in modo tale che quando carichiamo il pallet su un camion questi tot non vadano a finire da nessuna parte, non cadono per terra. E anche una curiosità che voglio farvi vedere: lì sopra su quel nastro c'è un oggettino arancione con uno smile, questo si chiama Monitron. In questo oggettino così piccolo in realtà c'è tanta tecnologia. Questo sistema è infatti capace di identificare
vibrazioni, suoni anomali di queste, di questi macchinari o piuttosto di un motore, invia queste informazioni al nostro cloud, dove sistemi di intelligenza artificiale e machine learning sono capaci di capire se le vibrazioni, i rumori sono anomali e se il prodotto, la tecnologia si stia per rompere, e dà quindi un segnale in tempo reale ai nostri gruppi di manutenzione per andare a cambiare il prodotto prima che si rompa. Dopo avermi spiegato che il sistema Monitron riesce a rilevare per tempo e a scongiurare circa il 60% dei fermi macchina, Stefano mi fa vedere, ma soprattutto mi fa usare, una nuova impacchettatrice che ora è in test. La peculiarità è che questo macchinario sa riconoscere la dimensione dell'oggetto da imballare e quindi usa una quantità di carta commisurata, evitando gli sprechi. La prima cosa, scannerizziamo il codice a barre, che è qui. Eccolo lì. Lo inseriamo all'interno della macchina. Okay. E basta adesso appoggiare la mano lì sopra. Il sistema stampa un'etichetta e stampa una, e crea una busta di cartone. Velocissimo. Completamente riciclata e riciclabile, perché non c'è nessuna colla. Questa soldatura è stata fatta a caldo. A caldo, con una termosaldatura, con un materiale, con un sostrato particolare che, attraverso l'applicazione di calore e flessione, salda la carta. Anche questa innovazione, quindi, è studiata, fra le altre cose, nel rispetto dell'ambiente. Comunque è quasi un'ora che andiamo in giro, è un magazzino gigantesco questo, che poi non è un magazzino, è un laboratorio. Un laboratorio all'interno del magazzino, sono circa 6.000 metri quadri qui. E qui dietro cosa c'è adesso? Qui c'è la parte off-limit in cui sviluppiamo i primi prototipi, le prime idee, quindi non sappiamo ancora se funzioneranno o meno, li teniamo un po' nascosti. Ma come off-limit? Significa che lì non possiamo andare? Per ora purtroppo non possiamo andarci. Dai, un'occhiata velocissima, perché io lo so cosa c'è qua dietro, ci sono i droni. Potrebbero esserci, potrebbero non esserci, non lo sappiamo. Ho questo bastone che ho portato per aiutarli, faccio arrivare di là l'inquadratura e non lo dico a nessuno. Vediamo se funziona. No, è diventato tutto buio. Perché sono sistemi di sicurezza? Sicurezza infallibili. Grazie Stefano. Grazie a te. Grazie dell'ospitalità, e quando ci sono i droni mi aspetto un invito. Con molto piacere. A presto. Alla prossima. Ciao. Dalla A alla Z, alla scoperta di Amazon, è un podcast di Matteo Curti, scritto con Mauro Medaglia e Laura Manca. Riprese e montaggio Matteo Curti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast per Amazon Italia.